vittoria bellissima, una vittoria importante, una vittoria che ci permette di continuare su questa strada che abbiamo intrapreso e che penso che stia dando degli ottimi frutti. La squadra mi è piaciuta. La squadra mi è piaciuta tantissimo, in particolare nel secondo tempo. Abbiamo avuto 5-6 minuti per raddoppiare, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Va bene, insomma, vuol dire che adesso ci avvestremo a fare il secondo gol, visto che non facciamo salire. Il Taranto sta facendo di tutto per rendere interessante questo finale di campionato. Faremo di tutto, stiamo facendo di tutto e sono convinto e fiducioso che comunque alla fine non avremo nulla da rimpiangere, perché ce la stiamo mettendo tutte, i ragazzi si stanno impegnando, poi ci può stare che ormai le gare sono tutte difficili, come vedete, insomma, niente è facile, quindi le insidie si nascondono dappertutto. Noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli delle nostre forze e niente. Solito ottimismo, bisogna essere ottimisti, altrimenti qui non si va da nessuna parte. Un'ultima cosa, una sua valutazione veloce sul pubblico del Gobato di quest'oggi. Come sempre incommiabile, cosa posso dire a un pubblico del genere? Faccio solamente i complimenti e spero che di vedere sempre queste scene, perché sono favolose, insomma. Complimenti ancora al pubblico, complimenti alla squadra, complimenti a voi che lavorate, che ci seguite. La vedo bene, la vedo che siamo contenti, abbiamo sofferto tanto questa settimana per via del risultato che purtroppo non c'è stato domenica scorsa, quindi sapevamo che era una settimana difficile, probabilmente sapevamo che per noi poteva essere una settimana di domenica. Per fortuna e probabilmente anche perché un po' questa squadra finalmente se lo sta meritando, è arrivato un risultato importantissimo, una vittoria sperata, una vittoria che sancisce un percorso finalmente positivo da parte di questa squadra. Tutto veramente ancora addolcito da quello che siamo stati tutti, quindi veramente guardiamo al futuro con grandissimo ottimismo e ora più che mai crediamo in un qualcosa di importante. Il primo gol in campionato di Marsili merita un commento, no? Perché ha fruttato 3 punti. Era ora, evidentemente le scarpe che aveva non erano buone, per fortuna ci hanno pensato qualche ladruncolo a togliere le scarpe vecchie, ha comprato quelle nuove e ha fatto quello. Adesso quindi per punizione comprano le scarpe a tutta la squadra. C'è l'atteggiamento della squadra positivo fino al 95esimo, la squadra che ha lottato, che ha doppiato marcature, ha pressato alto, insomma il Taranto che piace, che vince e che piace. Ma guarda, io credo che questa squadra manchi pochissimo per essere una squadra davvero forte, una squadra davvero importante. E probabilmente stiamo raggiungendo o stiamo acquistando la qualche convinzione in più. Se così dovessimo continuare, secondo me veramente ad arrivare a fine anno potremmo essere una squadra, non voglio dire perfetta, però che per questa categoria può dire veramente la sua. Calendario, 4 partite in casa, 5 in trasferta, delle 4 in casa Andrea Potenza. Beh sì, sono gli unici 2 scontri diretti che noi abbiamo, al contrario delle altre 2 che ci precedono, che hanno qualche scontro diretto in più. Poi noi abbiamo in casa, loro un paio in casa, un paio fuori. Il cammino nostro rimane uguale, sicuramente adesso diventa importante. Domenica prossima dobbiamo fare un passo alla volta, non possiamo pensare ad altro, quindi sperare che noi continuiamo con questo percorso. Con la speranza che non si faccia un passo avanti. La traversa di Genchi per analizzare i fatti della partita, poi questa ammonizione di Marsia assolutamente immeritata, peccato, una cosa che ci ricordava, però dalle immagini abbiamo visto che l'ha presa col volto. Ma anche l'ammonizione di Gabrielloni mi sembrava un'ammonizione che si poteva evitare, però ci può stare insomma che si commettano degli errori, anche l'arbitro romano, voglio dire, poi non è mai bello commentare gli errori dei dirigenti di gara. Andiamo avanti, intanto Marsili per fortuna non era diffidato e comunque ci sono giocatori che stanno dimostrando di poter essere importanti per questa causa. Che è successo? Perché a un certo punto abbiamo visto Ciarcià, Marsili e Genchi che hanno avuto un diverbio, se così possiamo definirlo, a 3. Cosa è successo durante la gara? Beh, vorrei capire in che lingua l'hanno fatto, perché poi un siciliano, un romanaccio, un barese, quindi mi piacerebbe capire in che lingua hanno avuto questo battibecco, così vogliamo chiamarlo. No, sicuramente stavano analizzando forse un calcio d'angolo. È stato dopo una punizione laterale, dopo un calcio d'angolo che non si erano capiti, era stato battuto velocemente e per pena ancora distratto, però fanno bene queste cose. Quindi Taranto bene, è una squadra che qui ha messo sotto l'angolo, ha vinto, che ha fermato la Potenza poche settimane fa, ovviamente c'è una differenza di punteggio, di classifica, però per noi in questi anni, quando partiamo si è fatto oggi, è una cosa molto semplice.
oltretutto una settimana abbastanza complicata dopo le colleghi che fai già in casa, però come ho detto ieri in conferenza stampa le cose non hanno usato nulla, non le avevano sentite. Ma noi non ci tagliato due minuti di follia col Monopoli non possono comprare il lavoro che sta facendo questi ragazzi, stanno impegnando moltissimo, sono veramente bravi, ora sta a noi confermare questi progressi in casa, perché l'obiettivo è già spostato a domenica col Gallipoli, una squadra che sta in ottima forma, in serie positiva, ha firmato al grande. Sbaglio o quello di oggi nel Taranto è stato un super centrocampo, Marsini, Ciarcià, Marsini ha fatto pure il primo della stagione, cioè è stato immenso così come l'hanno scoperto. Dipendere anche da Caro, non fanno molto bene, ma hanno fatto lo stessimo lavoro per attaccanti. E il dispiacere di oggi è che gli attaccanti, nonostante una prestazione superba, tutti e tre, e anche il Giglio quando è entrato, hanno mandato il loro per suggerire la partita, per dare il giusto premio ai ragazzi che hanno perso veramente tanto. Quindi sì, una bella prestazione della squadra e facciamo i complimenti a tutti. Ecco, poco dopo il quarto gol del secondo tempo, fuori d'avanzo dentro Vaccaro, quindi dal 3-4-3 si è passati al 3-5-2, questo per essere un po' più abbottonati, un po' più coperti. No, abbiamo spostato Manzo fra le linee già a metà del primo tempo, quando poi siamo stati commentati, perché c'era uno spazio dove Giuliano ci lasciava un po' libero e non andava a giocare. Nel secondo tempo, dopo un quarto d'ora, riusciamo a coprirlo bene, soprattutto in fase di non possesso, ho pensato che ci fosse una pista, e inizialmente ho pensato a Vaccaro, che ha fatto veramente due settimane di allenamento straordinario, non riusciva a mettere in campo come magari ha meritato oggi, è entrato, ha fatto la sua parte entrando e questo è un segnale molto importante. I ragazzi entrano, come oggi è un segnale molto molto importante, quindi sì, il centrocampo ha fatto una bella partita, tutto il tempo. Però bisogna chiuderla forse, no? Quando ci sono le occasioni, ecco questa è l'unica cosa sulla quale lavorarci un po', vero mister? Sai quando fai 6-7 occasioni da gol non piace bene buttarla dentro, ma in questo caso non piace bene perché i ragazzi si ribadiscono, hanno fatto veramente tutto quanto perfettamente, ma anche un pizzico di fortuna di cattiveria, forse un pizzico anche di sanità, perché il momento comunque sia era particolare, il pareggio di domenica ha lasciato molti strascichi. E i tre punti di oggi sono importanti, però ti ripeto, ne godiamo quei 30 secondi giusto per dire bene e pensare subito alla partita di domenica, è fondamentale. I tifosi sugli spalti, il presidente del dopogara ha detto vi vogliamo così, ecco questo in sintesi, no? Ecco, la riflessione. I tifosi hanno fatto sempre meglio di noi, quindi è difficile stargli dietro, nel senso che anche oggi ci hanno dato un apporto fantastico per 95 minuti, vi ringraziamo per quelli che hanno fatto la strada al minuto in più, hanno visto la partita, chi l'ha vista attraverso il vostro canale, vi ringraziamo tutti perché l'affetto che ricopre questi ragazzi, ogni piccola manifestazione che facciamo è una cosa incredibile. Quindi noi vogliamo regalare loro soddisfazione il più possibile, il nostro lavoro si incontra da questo e ripeto, il nostro obiettivo è già domenica. Grazie mister. Innanzitutto l'importante era fare risultato e tutto, perché per dare un seguito a quello che stiamo facendo e soprattutto per avere condizioni dei nostri mezzi. Poi ci siamo riusciti, soprattutto abbiamo fatto bene, abbiamo dominato la partita, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. È importante comunque, come ho detto, era vincere e l'abbiamo fatto. Anche perché non era facile, perché abbiamo visto che nella prima mezz'ora, anche più, mi ha messo un po' in difficoltà perché andava veloce, pressava, giocava alto, insomma, una cosa che voleva i tre punti perché per salvarsi, sappiamo che non è facilissimo venire a vincere in campagna in questi periodi della stagione, no? No, infatti, lo credo subito, comunque quando tu vai a giocare in campagna, soprattutto che servono punti per la salvezza, non è facile, soprattutto oggi non era facile perché comunque è una buona squadra, erano molto vivi, comunque dovevamo stare attenti in ogni occasione. Insomma, abbiamo sfruttato quell'occasione, abbiamo fatto gol e soprattutto, come ho detto prima, non siamo riusciti a chiudere la partita, che è importante oggi chiuderla, però purtroppo non siamo riusciti, ma va bene così. L'intesa con Ciarcià in mezzo al campo sembra una cosa alla perfezione, vero? Beh, Giampaolo è un gran giocatore, come abbiamo anche Fabio Retti e anche Vaccaro, che sono ottimi giocatori. Normale, ognuno di sé ha le proprie qualità, le proprie caratteristiche e in base a chi gioca ognuno deve andare. Ricostruiamo le circostanze che hanno portato al gol da tre punti. Cenchi ha lavorato un gran pallone sulla riga di fondo, l'ha messa in mezzo, d'avanzo per la conclusione, poi che è successo? Niente, ho seguito l'azione perché comunque sappiamo che uno dei due centrocampisti che prendeva il gol è famoso per l'azione. Ho seguito l'azione quando Peppe ha messo in mezzo la palla, Antonio ha calciato e ha preso il mezzo, la palla è rimasta lì, io
Gli altri hanno fatto gol. Montalbino ha detto che è per merito degli scarpini nuovi, perché per fortuna gli ha rubato quelli vecchi. No, a parte quello lì non mi interessa, quello lì no. E ho detto, potrò ripetere. Una battuta, sì, sì, indubbiamente. Potrò ripetere, era importante, soprattutto sono felice di aver fatto gol, perché questo è il primo gol in cui battaro e ci credo a farlo. E soprattutto lo voglio dedicare alla mia famiglia, con i miei bambini e soprattutto a mia moglie che ieri è stato il suo compleanno. Auguri dunque alla signora Mazzini. Un'ultima cosa, l'abbiamo chiesto anche a Montalbino, ma a un certo punto nel secondo tempo su un'azione gol sprecata dal Taranto abbiamo visto Ciarciari, Genchi e Mazzini che discutevano animatamente in campo durante la partita. Che mi stavate dicendo, cosa era successo? Bene, ci sta che qualunque uno discute su una palla, se uno perde, su una cosa, su un, diciamo tra virgolette un incitamento, era una, era un più un, uno sfogo e per far stare alta la concentrazione. Grazie, adesso, sì, adesso viene il bello, no? Perché stare concentrati in 9 partite fino al termine della stagione regolare, 4 in casa e 5 fuori. Beh, sappiamo adesso è il più del campionato, dobbiamo stare concentrati e lavorare ogni partita domenica per domenica, perché non possiamo pensare ai domeniche successive. Ogni domenica sarà, comunque come abbiamo fatto adesso, una partita, una finale, una partita. Grazie.